Nino Frassica è indagato dalla Procura di Spoleto. Le ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti sarebbero quelle di diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere. Indagata anche la moglie Barbara, ex ignotis e la figlia della donna. La vicenda affonda le sue radici nella scomparsa del gatto Hiro e le accuse che la famiglia di Nino Frassica ha rivolto a una coppia di Spoleto. A riportare la notizia è stato il Corriere dell'Umbria, secondo il quale l'attore sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati dal sostituto procuratore della Procura di Spoleto, Alessandro Tana. ANSA ha contattato il procuratore di Spoleto, Vincenzo Ferrigno, che avrebbe evitato di commentare la notizia. Non posso confermare né smentire, ci sono indagini in corso, avrebbe detto. Nino Frassica è stato il primo a riferire della sparizione del suo gatto Hiro mentre si trovava a Spoleto per le riprese della nuova stagione di Don Matteo. L'attore ha offerto una ricompensa di 5.000 euro a chiunque fosse riuscito a riportare il gatto a casa. Fin dall'inizio la famiglia di Frassica ha manifestato sospetti nei confronti di due famiglie residenti a Spoleto. Valentina, la figlia di Barbara, visibilmente colpita dall'accaduto, ha dichiarato: Hiro si trova in quella casa, in piazza Campello. Prego che queste persone lo rilascino e che qualcuno riesca a prenderlo, o ancora che le forze dell'ordine, attualmente impossibilitate a intervenire, riescano a farlo. Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria, l'indagine è stata avviata sulla base della denuncia presentata da due delle due famiglie accusate di essere responsabili della scomparsa del gatto.